Trono Gay, Alex Migliorini, il gesto shock dopo Uomini e Donne. Alex Migliorini del Trono Gay di Uomini e Donne, la clamorosa decisione. La prima registrazione del Trono Classico e del Trono Gay di Uomini e Donne che è stata giovedì scorso. In quella occasione sono stati presentati i quattro nuovi tronisti, Sabrina Ghio, Mattia Marciano, Alex Migliorini e Paolo Crivellin. E, inutile negarlo, è stato proprio il tronista gay a destare maggiore curiosità. Riuscirà a far meglio del suo predecessore? E questa la domanda ricorrente di molte estimatrici della trasmissione, deluse da Claudio Sona. Intanto, nelle ultime ore è tornato a far parlare in rete. Il motivo? In pratica, come riportato dal blog bitkif.it. Alex Migliorini è stato costretto ad abbandonare il suo lavoro da parrucchiere. Infatti pare che questa nuova esperienza televisiva gli porterà via molto tempo. Ovviamente, nemmeno a dirlo, molti supporter della trasmissione non hanno gradito affatto questa scelta, accusandolo di essere alla ricerca di business come il suo predecessore. Sarà davvero così? Chissà. Ma chi è il giovane? Ha 22 anni, è di Mozzecane in provincia di Verona e ha capito di essere gay a 19 anni. Nella sua presentazione ha raccontato di avere una famiglia numerosa. Trono Gay di Uomini e Donne, Alex Migliorini lascia il lavoro. Alex Migliorini, inoltre, ha molto commosso i fan del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi quando ha raccontato del suo problema, la vitiligine. Difatti, proprio raccontando di questa malattia della pelle, come riportato da fanpage.it, ha dichiarato: "Uno dei tratti del mio carattere è l'insicurezza dovuta a una malattia della pelle che ho da quando avevo 6 anni, che si chiama vitiligine. I primi tempi facevo fatica a stringere la mano a un'altra persona per paura che vedesse queste macchie. Ho imparato a fregarmene e a essere più forte". Il ragazzo ha inoltre rivelato di aver accettato di buon grado di partecipare al Trono Gay di Uomini e Donne per trovare finalmente l'amore. Ci riuscirà? Tuttavia, in questa esperienza non è certo solo. Difatti è al fianco di altri tre tronisti, Sabrina Ghio, Paolo Crivellin e Mattia Marciano. Riuscirà a legare con i suoi compagni di viaggio? E come saranno i rapporti con i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti? Queste e tante altre le domande che molte supporter del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si stanno ponendo in queste ore su social. E in attesa di scoprirlo, non resta che fare a Alex Migliorini i migliori auguri.